Sì, diciamo che avevo qualcosa da farmi perdonare. No, però insomma siamo contenti perché sentivo parlare prima, comunque penso anch'io questa cosa, che abbiamo fatto un primo tempo dove è stato molto equilibrato, però il Siena ci ha messo in difficoltà, soprattutto ci pressava bene, ci levava gli spazi, abbiamo avuto un po' di difficoltà, abbiamo concesso qualcosa. E anche la bravura del nostro portiere ci ha aiutato perché ha fatto due parate importanti, insomma. E probabilmente la pazienza che abbiamo avuto nell'aspettare il momento giusto, questo è secondo me un sintomo di maturità, perché in questa categoria, come dicevi prima, un episodio ti può cambiare tutto e poi non è facile riuscire a ribaltare le partite. Ecco, noi abbiamo avuto secondo me un secondo tempo dove abbiamo concesso poco o niente, e appena abbiamo avuto la possibilità, insomma, li abbiamo puniti, e questo è secondo me un segnale di maturità da parte della nostra squadra. Come si vive un po' la leader dello spogliatoio come sei in questa situazione difficile comunque? Vi siete comparati ancora di più anche dopo le partenze dei giocatori importantissimi come Sbraga e Infantino e Niaulè? Per te, per Erpen, per giocatori esperti, avete fatto un capolavoro veramente? Sì, onestamente posso dire che conoscendo tutta la squadra dall'inizio sapevamo di poter contare comunque su dei giocatori validissimi anche sopperendo, diciamo, eventuali partenze, ecco, perché la società, prima di dar via comunque due giocatori importanti, tre giocatori importanti, penso che si sia fatto i conti in casa, e se l'ha fatto vuol dire che reputava, insomma, i sostituti validi all'altezza, lo stanno dimostrando. Ecco, questo è, in una situazione come questa, insomma, secondo me un plauso va fatto soprattutto a chi gioca di meno, perché sai, è una situazione delicata con i problemi che tutti sappiamo, in più magari uno gioca poco o niente, insomma, essere positivo e dare il massimo e farsi trovare pronto non è mai facile, quindi un grosso merito va anche a loro. Ecco, voglio dire, una standing ovation che levarmi da pochi giocatori. Oggi hai preso una standing ovation veramente incredibile da parte di tutti, che hai dato il tuo nome quando sei uscito. Penso che sia un'emozione forte. Sì, insomma, io ho voluto fortemente tornare a Carrara, insomma, per tanti motivi, ecco, e nella mia carriera ho cercato sempre di ripagare sul campo, insomma, la fiducia che mi è stata data, ecco, e per me è un motivo di orgoglio, insomma, uscire tra gli applausi e essere il capitano, insomma, di questo gruppo, per me è solo un motivo di orgoglio e di vanto. Ecco, io, a prescindere da tutto, da come andrà, io, insomma, porterò sempre il mio cuore sia la piazza che i miei compagni per sempre, insomma. Finito con il campionato, stai raggiunto praticamente il tuo record personale, sì, se non sbaglio. Sì. Speriamo di moltiplichi per due. Speriamo, insomma, dai, l'importante è continuare così, insomma, perché abbiamo visto com'è il campionato e l'entusiasmo fa tanto, insomma, quindi non si può mai dire nel calcio, ecco, è giusto raggiungere la salvezza il prima possibile, però se c'è da divertirsi, insomma, noi ci siamo. Ecco.